Si comincia dalla zucca, la taglio a fette, la pulisco e infine taglio a cubetti irregolari. Ora passiamo al porro, via le prime due foglie e poi otteniamo delle rondelle sottilissime. Faccio appassire il porro nell'olio caldo e poi aggiungo la zucca. Copro con acqua e lascio cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti o fin quando la zucca con la forchetta non si scamazza. Butto la pasta in acqua bollente e salata e intanto mi occupo dello speck. Via la cotenna e lo taglio a cubetti. Abbrustolisco lo speck in padella con un giro d'olio. Poi aggiungo la salvia. Lo speck è ben rosolato, lo aggiungo alla zucca tenendone un po' da parte. Scolo la pasta al dente nel condimento. Al bisogno puoi aggiungere un po' d'acqua. E completo con panna e una grattata di pepe. Posso impiattare decoro con lo speck e mo si assaggia. È proprio buono.